Salve ragazzuoli, eccoci tornati finalmente in un nuovissimo video sulle AirPods. A distanza ormai di un anno non portavo trucchi su questi auricolari famosissimi e quindi arriviamo al dunque. Praticamente ho scoperto dei nuovi trucchi, delle nuove hack per queste cuffie. Molto semplicemente, oggi andremo a vedere altri 5 nuovissimi trucchi sulle AirPods. Oggi vi farò scoprire dei nuovissimi trucchi molto molto comodi nella vita di tutti i giorni, se no perché saremo qui a parlarne, ma cominciamo subito dal primo. Questo ragazzi è uno veramente dei più comodi. Avete presente quando siete in giro e quindi avete le cuffie, il telefono è nella tasca o nello zaino, comunque non potete vederlo, è abbastanza scomodo prenderlo e quindi ecco non riuscite? Proprio per questa ragione non potete prendere il telefono e vi iniziano a chiamare, avete le cuffie e dite ma chi mi sta chiamando? A me capita spesso che quando mi chiama qualcuno, per l'appunto le cuffie, non so chi sia, quindi sono lì che dico rispondo o non rispondo, perché a volte sono cose un po' indesiderate o non è il momento opportuno diciamo, e quindi siete lì a dire pronto? Chi parla? Benissimo, da adesso potrete scoprirlo grazie a Siri, perché sarà proprio lei a dircelo. Ovvero, cosa succederà? Quando qualcuno ci chiamerà, Siri ci dirà ehi, c'è tizio o tizia che ti sta chiamando, nel mentre che c'è la suoneria in sottofondo che squilla. Questa cosa è fantastica, fidatevi. Come si fa ad aggiungere? Una volta entrati nelle impostazioni di iPhone, come potrete vedere dovrete scorrere fino a telefono. Una volta entrati in telefono, adesso una volta entrati lì, cliccherete leggi nome chiamate, selezionate solo auricolari e il gioco è fatto. Quindi ogni volta che vi chiameranno, ma solamente quando avrete gli auricolari addosso, potrete scoprire chi è, ed è una cosa fantastica. Secondo trucco ragazzi, questo è altrettanto veramente, ma tanto comodo, sempre per il fatto che noi il telefono, essendo senza fili, col fatto che questi auricolari sono Bluetooth, il telefono non lo terremo molto vicino a loro, ma molto probabilmente se siamo ad ascoltare la musica nel letto, il telefono sulla scrivania o in un'altra stanza addirittura, o nello zaino come dicevo, nella valigia, nelle tasche, insomma non possiamo prenderlo. Ma mettiamo caso che stiamo ascoltando la musica e vorremmo cambiare canzone perché è arrivata proprio quella canzone che odiamo, che abbiamo ascoltato così tante volte che basta, vi prego cambiatela, e allora dici oh no, devo alzarmi, andare a prendere il telefono e switchare, oppure dire ehi Siri cambia canzone, la stavo attivando, allora gli dici cambia canzone, cambia stazione, basta. Finalmente con un doppio tap sull'auricolare riusciremo a cambiare canzone, finalmente. E come si fa? Basterà andare in Bluetooth e una volta che cliccherete informazioni sulle vostre AirPods, come potrete vedere ci sarà scritto il nome, sinistra o destra. Se entrate in sinistra o per l'appunto destra, potete scegliere se mettere la pausa, traccia successiva o traccia precedente, quindi a voi la scelta. Ad esempio io ho scelto traccia successiva per la destra e traccia precedente per la sinistra, caso mai volessi riascoltarla. E ora ci viene a dire ma questo case serve a qualcosa oltre a fare questo bellissimo rumore? Scusate, ma ogni volta che lo sento mi partono questi. Ok, basta. Finalmente sì ragazzi, non è bastato aggiornare nulla, ma sia con il case delle 2 o delle Pro, che io personalmente preferisco la versione classica, potrete andare a fare questo trucchetto, questa hack life. Naturalmente si può fare con qualsiasi cuffia che non sia originale AirPods, ma che sia semplicemente una delle nuove, cioè insomma cuffie Bluetooth, molto semplicemente. Cosa bisognerà andare a fare? Una volta che noi avremo le nostre cuffie nelle orecchie e il case rimarrà vuoto ed è un po' inutile, quindi mettiamo caso che noi siamo sul treno o comunque anche a casa su un tavolo in biblioteca e non abbiamo voglia di tenere il nostro telefono con la mano perché basta, da fastidio. Negli ultimi anni avranno creato 1 milione di stand per ogni cosa, addirittura si trovavano nelle patatine, ma grazie a lui finalmente potremo utilizzarlo come stand. Basterà aprirlo, appoggiarlo così sul tavolo e come potrete vedere finalmente potremo andare a appoggiare il nostro telefono e in un secondo, come vedete, lo lasceremo lì e potremo vedere il nostro film, serie TV, video, qualsiasi cosa vogliamo, o magari usarlo come secondo schermo mentre studiamo. C'è anche un'altra hack life per il case che potrò magari ci farò un altro video, perché questa qui è un po' stupida, è un po' una trollata, ma vorrò provarci. Mi raccomando ragazzi, se questo video arriva a un bel po' di like, non sceglierò un numero, mettete like e farò uscire questo video troll su una modifica che farò sul case, ed è figo, sì. A proposito di altri video sulle AirPods, avevo in mente di fare un video su quando caricare le AirPods, molto probabilmente uscirà nelle prossime settimane, un video un po' parlato e di confronto sulla carica appunto di questi auricolari. Per l'appunto, a proposito, ecco a voi un hack su come scoprire quanto sono cariche le vostre AirPods. Non so se molti di voi usino lo switch a sinistra dell'iPhone, ovvero dove ci sono le news, le app suggerite da Siri. Molto semplicemente ragazzi, intendo il widget, esattamente proprio lui, potrete andare a modificarvelo come volete. E ragazzi, se andate in fondo in modifica potrete andare ad inserire batteria, e come vedrete ci sarà la batteria dell'iPhone e la batteria delle AirPods, ovvero quanto
quanto rimane di carica. Come potrete vedere, ci sarà la carica della AirPod di sinistra e dell'AirPod di destra, dell'iPhone, del case. È molto comodo per andare a vedere velocemente quanto sono cariche senza stare lì ad aprire, aspettare che arrivi la scritta "Ehi, AirPods di..." Allora devi dire "Oddio, ok, switchate lì" e andate subito a vedere. E ultima, non per meno importante, ragazzi, come potrete sapere, anzi, qualsiasi cuffia Bluetooth, per l'appunto, essendo Bluetooth, può essere connessa a dei dispositivi. Se avete Apple TV potrete collegarvele perciò al televisore, così da utilizzarle per vedere dei film la sera, magari tardi, dove non volete fare troppo rumore, quindi senza fare chiasso potrete collegarvele al televisore e guardarvi il vostro film o serie TV preferita. Per fare ciò però purtroppo bisogna essere provvisti di Apple TV. Se non avete, gli smart TV di oggi dovrebbero riuscire a collegarsi, ma se riscontrate dei problemi è normalissimo, anche con le marche più famose, alcune non supportano ciò e quindi sarà molto più difficoltoso provare a collegarle, mentre è molto più semplice con i computer, per fortuna, che sia di qualsiasi marca, in quel caso sì, è molto più semplice. Spero, ragazzuoli, che questo video vi sia piaciuto, ovviamente lasciate like, iscrivetevi, condividete questo video, condividetelo con tutti quei vostri amici che hanno AirPods e non, anche quindi che hanno semplicemente degli auricolari Bluetooth, perché come vedete quello del case è universale un po' per tutti. Lasciate like, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere se anche voi conoscete altri trucchi o semplicemente potete farmi delle domande inerenti alle AirPods. Quindi da Simile Tutto, lasciate like, iscrivetevi e noi ci vedremo come al solito in un prossimo video. Da Simile Tutto e adios.